Li avevamo lasciati così il 24 aprile, all'interno del castello di Montorio, intenti a studiarne le leggende e a posizionare la loro attrezzatura. Telecamere, macchine fotografiche ad infrarossi, microfoni sensibili collegati ad un mixer. Materiale indispensabile per portare a termine il compito di scovare presenze paranormali. Loro, i Ghost Hunters padovani, cacciatori di fantasmi. E ora, a distanza di poco meno di un mese, ci hanno mandato quello che hanno scoperto e quello che hanno avvertito attraverso Orazio, il medianista del gruppo, ovvero quello che maggiormente sente il paranormale. Questi sono tre suoni che hanno registrato durante la notte tra le mura, analizzati con un particolare software. Benvenuti amici, chi è austriaco tra voi? Soldati via! Questo quello che dicono si senta analizzando il file. Ma sono altre le scoperte che rimandano a storie passate. Qui, durante i recenti lavori di restauro, sono stati trovati due corpi, pare di un uomo e una donna. La leggenda dice fossero quelli di Florio e Biancifiore, i due personaggi di Boccaccio. E Orazio, durante i sopralluoghi, ha avvertito, visualizzato questo. Una giovane donna coltellata sotto il cuore dopo una lite e un uomo morto dopo una caduta dalle scale. E poco prima, un'altra immagine riconducibile a questo. Una giovane, capelli castani e vestito viola. Accanto, la madre che la piange durante una sorta di processione. Orazio descrive anche lo stemma della casata di appartenenza della famiglia, giallo, nero, con una riga bianca e un animale in mezzo. E a questo punto, la cosa forse più interessante, una foto scattata mentre Orazio vedeva e ricostruiva la storia. Quello che si nota attraverso l'analisi multispettrale è una forma anomala, una presunta sagoma antropomorfa. Presunta, il condizionale dicono, è d'obbligo. E intanto i Ghost Hunters stanno cercando qualche riscontro oggettivo che dia conferma o meno della presenza, nella storia o nella leggenda, di quei due corpi, dello stemma, di quella casata. E nel Veronese le presenze non sono chiuse solo tra le mura di questo castello. Ce n'è un altro a Sanguinetto, dove presto i cacciatori di fantasmi andranno alla ricerca di storie, di leggende, di nuove visioni.